Allora, sentite che questa musichetta è quella che usiamo sempre col cuoco di Veronello perché parliamo di cucina. Stasera abbiamo un cuoco speciale, specialissimo davvero. Buonasera, signor cuoco. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie. Buonasera, Ezechiel Schelotto. Ciao, Eze, come stai? Ciao, bene. Sei ai fornelli, no, vero? Come? No, dico, sei ai fornelli in questo momento, no, vero? No. Oggi adesso in questo momento sono a riposo, è troppo presto per cucinare per me. Vabbè, allora io però vorrei. Sì. Oggi lo tocca a mia moglie. Ah, ok, perfetto, giustamente. Una volta per uno non fa male a nessuno. Però io approfitto così un po' della pausa per parlare con te. Però vorrei proprio partire da questa bella cosa che hai fatto, no, con la cena argentina. Raccontaci un po' com'è andata, che ne abbiamo parlato molto del fatto che attraverso l'organizzazione no profit hai lanciato questa cosa. Allora vorrei sentire la tua viva esperienza. Va bene, c'è questa organizzazione che è Charlie The Start. Praticamente è un sito dove ogni persona, in questo caso io calciatore, ogni calciatore può mettere all'asta quello che vuole, una maglia, biglietti, scarpe usate, palloni. Io magari ho voluto fare un po' diverso, ovviamente, perché a me mi curano l'immagine dei ragazzi di Baravino Partners di Milano, e abbiamo deciso che magari raccogliere un po' di soldi per questa fondazione che è Love Football, che è una fondazione che aiuta bambini che hanno più bisogno, nel senso che giocano a calcio per strade, purtroppo a volte rapiscono questi bambini, li uccidono, e questa fondazione più che altro farà dei campi di calcio più sicuri, così i bambini possono stare più tranquilli. E va bene, l'asta è partita, che il vincitore andavo io a casa sua e le cucinavo, no? Certo. E andati questo lunedì, praticamente mi hanno un po' sorpreso, perché io pensavo che facevo una grigliata per 4 persone, alla fine erano 25. Quindi quando sono entrato alla casa mi sono trovato con un sacco di persone e praticamente ero lì. E questo è vero, soltanto io a fare la grigliata, nel senso, meglio di me non c'era nessuno lì, quindi ho detto dai, faccio io, però purtroppo mi sono dovuto stare 2 ore lì sotto al fuoco, al fumo, però alla fine questa sorpresa, perché era praticamente, sono stati un po' un gruppo di amici che ha voluto fare questa sorpresa a un ragazzo che faceva il compleanno, che faceva 10 anni. Ah, bene. E quindi è stata una vera sorpresa anche per lui, l'ho portato nella mia maglia. Lui non sapeva niente, quindi è stata una bella cosa. Insomma, è stata proprio una sorpresa completa. Un cuoco a sorpresa sei stato. Sì, veramente è stato molto bello. Anche ovviamente insieme a Hernane, il calciatore dell'Inter, perché sì, anche lui mi ha dato una mano. Allora ricordiamo charitystars.com, il sito che appunto ha ricordato Ezechiel. Ho questa curiosità, ma tu quando e come hai imparato a cucinare? Va bene, io. Guarda, se parliamo il bisnonno di mio padre faceva i fornelli a Genova, a Cogoleto, quindi magari parto da lì, sì, dal 1800, però no, viene dal sangue, però più che altro ho imparato per mia mamma. Noi siamo 7 fratelli, no? Sì. E vederla lei che cucinava tantissimo. Nel momento che io sono andato via di casa, mi sono sposato, ho voluto fare questa cosa qua, e ho imparato più che altro da lei e mi è venuta questa passione, che magari quando siamo a casa io e mia moglie, che lei cucina benissimo, però non so perché adesso quando io sono in cucina lei non può entrare.
Ah, ho capito. Ma è sempre così, in effetti, quando ci sono due bravi, ognuno deve fare per conto proprio, perché sennò poi l'altro continua a dire no, no, ma fai così, invece quando uno deve essere in cucina, deve essere il re della cucina, giusto, Eze? Sì, va bene, al di là che magari io, magari quando facciamo allenamento, torno a casa, magari uno è stanco e vuole stare tranquillo a casa, guardare la TV, invece io magari quando arrivo a casa vuole stare insieme a mia moglie nella cucina e magari ogni tanto facciamo piatti diversi, sì, magari vediamo delle cose nuove, le vogliamo fare, magari non saranno uguali a quelle che guardiamo in TV, però qualcosa ci inventiamo ogni tanto. Comunque dicono che la cucina rilassa, no? Anche perché quando c'è la passione c'è tutto. Sì, 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 veramente, veramente io le metto tanta passione, tanto cuore, e quando le cose mescono bene sempre c'è un sorriso, quella è la cosa più importante. Ma quando cucini ti metti la maglia del Chievo oppure il cappello da cuoco? No, non mi metto niente perché ho paura di bruciarmi, quindi mi metto qualche protezione in più. No, no, a parte gli scherzi, no, no, cucino normale. A volte fa così tanto caldo dentro la cucina che sono senza la maglia perché ho paura di bruciare la maglia pure. E c'è lì mia moglie lì vicina con un vassoio pieno di acqua che magari prendo fuoco la casa, però gli scherzi, no, è una cosa bella quella che mi piace cucinare, no? Senti, parliamo anche un po' di calcio ovviamente, non solo di cucina, visto che ci sei, c'è questo entusiasmo per aver battuto il Cesena, anche se è una squadra a cui tu devi molto, avevi già detto che non avresti risultato, però insomma sportivamente ovviamente giochi nel Chievo e quindi c'è questa soddisfazione. Sì, no, ovviamente veniamo ad una vittoria, questa sosta la stiamo facendo con, ovviamente sempre con serietà, ma più tranquilli mentalmente, perché ovviamente eravamo in un momento difficile, lo siamo ancora e per quello non dobbiamo abbassare la guardia, nel senso dobbiamo ancora continuare a fare bene, manca ancora tanto, ma ci saranno delle partite più difficili di quella che abbiamo avuto contro Cesena, quindi dobbiamo essere più concentrati, magari chiuderla un po' prima le partite, perché sappiamo che questa Serie A è molto difficile, non siamo soltanto noi a lavorare per rimanere in Serie A, ci sono anche altre squadre che stanno lottando per la salvezza. Senti, che sensazione avete provato? Perché voi siete stati davvero 8 giornate senza riuscire a vincere, cioè uscire dal campo vincitori era una cosa che probabilmente l'avete così tanto sognata che è stata una liberazione. Sì, ovviamente c'è stata una liberazione molto, molto bella, ma era normale che venivamo in un momento molto difficile, magari abbiamo avuto molte partite che potevamo portarla a casa tranquillamente e invece siamo tornati a casa con le tasche vuote, quindi era per quello che adesso più che mai dobbiamo essere più concentrati, più lucidi, magari negli ultimi 15 metri quando stiamo attaccando, più concentrati quando difendiamo, perché a volte molte volte eravamo noi a vincere invece dopo le partite durano più di 90 minuti e alla fine abbiamo perso, quindi è questa cosa che dobbiamo un po' migliorare, ma adesso i ragazzi sono molto carichi e molto contenti di questa vittoria sofferta che abbiamo avuto domenica scorsa, e per quello adesso stiamo lavorando per queste due settimane. Il mister Marano ci sta aiutando tantissimo, anche noi mettiamo del nostro, che affrontiamo fra una settimana una squadra molto difficile che è l'Udinese. Senti, visto che sei nella radio ufficiale del Chievo, parliamo un po' di musica, dai, dimmi che musica ascolti. No, io più che altro non so se la conoscono, a me mi piace molto la musica argentina. Immagino. Più che altro magari sì, per rendersi più conto, mi piace più la musica latina, no? Sì, chiaro. Il reggaeton, la salsa, questa musica qua. Credo che tutto sudamericano che è nato in Sud America le piace questo genere di musica. Ovviamente non voglio tirare dei punti svantaggiati alla musica italiana, ma mi baso più su questo genere qua che è la musica latina. Ma sei uno che canta e balla sotto la doccia, tu?
No, no, cantare no, per favore, no, no, io no, no. Neanche, neanche cucinando? No, 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 preferisco ascoltare più che cantare. Canta meglio mia moglie, ah, sì, che canta molto bene, però ballare balla molto bene anche lei. Mm-hmm. Io soltanto guardo, dico la verità, guardo e ascolto soltanto. Ah, neanche ballare non è la tua? No, 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 non tu... sogna. Ballare sì, ma... non così bene come balla lei balla tutti i tipi di generi, che magari mi dice voglio ballare, che ne so, la salsa, il reggaeton, la bachata, lei lo sa, ti dico la verità, perché l'ha imparato da piccola. Mm. Però qui ho una nota, c'è scritto che a te piace molto ballare sul campo verde. Quello sì. Quello sì, no, no, lì magari lì sono bravo, lì sul campo sì, perché mi piace, una cosa che faccio da quando avevo 5 anni, quindi è normale che è la mia passione più importante della mia vita, più che la cucina, guarda un po'. Va bene, allora Eze, io ti do questa domenica di riposo, però dopo devi continuare a ballare, d'accordo? Sì, sì, no, lo spero così, e spero, perché veramente magari lo voglio, lo dico io, magari molti si aspettano di più da me, veramente non voglio neanche mettere scuse ni niente, io venivo da 2 mesi senza giocare, veramente per me è stato molto difficile rientrare dopo 2 mesi, perché facevo mattina fino alla sera trattando di recuperare il dolore che avevo alla caviglia, e magari quando sono rientrato, magari molti non lo vedono, però io do anima e cuore ogni volta che mi chiamano in casa. Ho fatto tantissime strade e niente, quando mi chiamano in casa faccio del mio meglio. Magari molti, una cosa che magari è normale, i tifosi ci tengono molto alla squadra, in questo caso il Chievo, però magari sarebbe bello... ogni volta che tocco una palla non mi fischiano, no? Perché è brutto per me, dico la verità, ogni volta che tocco una palla, se magari sbaglio il minimo, c'è quel fischietto lì, c'è quel rumore lì che non mi piace, perché ti dico la verità, le partite durano 90 minuti, fischiatemi a 90 minuti, ma no all'inizio della partita. Però va bene, il tifoso paga il biglietto e si vuole venire a fischiare, va bene, ma si vuole venire a appoggiare nei momenti di difficoltà sarebbe ottimo, però va bene, io magari lo guardo in un altro punto di vista. Io ho dato tutto in tutte le squadre che ho dato, che ho giocato, e molti sono stati soddisfatti, e questa è una nuova avventura per me, essere qua al Chievo, e spero di togliere quei fischi in sorrisi, no, in belle cose, però da una parte io ho dato tutto. Allora Eze, noi, siccome c'è ancora tanto tempo e ci sono tante possibilità, io sono pronto a scommettere che li conquisterai tutti, e allora dopo, magari quando farai un bel gol, che ti vai sotto la curva, poi ti chiamiamo e ce la godiamo insieme, va bene? Ok, sarebbe bellissimo, e un abbraccio forte a tutti, grazie per questa chiamata. Ciao Eze! Ciao, 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 ciao.